conosceva la donna morta. Venerdì mattina ero lì che chiacchieravo con lei, perché Ah. io faccio sempre il solito giro, sia al mattino sia al pomeriggio, perché ho fatto la protesi all'anca Ah. e mi sono seduto su quella panchina là perché al mattino non batte il sole. Lei era uscita dalla casa di suo figlio con i due nipotini, perché i suoi due figli sono amici di mio figlio e gli hanno parlato del più e del meno, che il bambino, il suo nipotino, bel grosso, ci ho detto ti piace la pasta asciutta, e siamo stati lì 20 minuti, mezz'oretta. Dopo ho detto devo andare al mercatino perché non ho niente, sono appena rientrata dalle vacanze, devo andare a prendere frutta, verdura, quello che serve per far da mangiare per i nipotini e per il figlio. E poi è entrata in casa e ha preso il passeggino per la nipotina, poi sono scesi giù. E come le è sembrata? Normale, tranquilla? Normale, io non è che l'abbia frequentata tanto, diciamo, però la vedevo passare, andava via presto al mattino perché lei insegnava giù a prima di Romano di Lombardia, cose marginali, non faceva la professoressa, andava via alle 7, E mi che sembra. famiglia era loro? Una famiglia Oh, normale? sempre amici di mio figlio, i suoi figli, sì, papà, buono, non. Ha detto mio figlio, quell'uomo lì era il più buono del mondo perché Il marito? non si arrabbiava mai, anche coi figli, era sempre composto anche nel parlare. Non è che lo conoscessi tanto, però lo vedevo. Sì. Lui ha lavorato era in pensione perché faceva il capostazione, mi sembra, qui a Bergamo. In ogni modo lavorava in ferrovia. Invece i figli li conosceva? Li Sì, eh conosce? sì. Tant'è vero che mio figlio abita proprio lì e c'è la casetta a sinistra là, la prima, mio figlio parlava col Paolo, il figlio che ha sposato, che c'ha i due bambini. Diceva, sono finite le vacanze adesso, bisogna riprendere il lavoro. Tanto che fumava la sigaretta e lui era lì con la bambina in braccio, era lì. E i figli come sono? Sono cresciuti qua. E dall'89 loro erano già, mi sembra, qua, o sono venuti dopo, tutti e E due. che idea si è fatto di quello che è successo Io stanotte? sinceramente non so ancora, non saprei, perché lui lo squilibra che fa una cosa del genere, altrimenti i drogati. Ha visto che c'era aperto la porta, magari di casa, perché lei stava facendo qualche cosina, la luce accesa, che si è entrato a chiedere i soldi. E lei si è spaventata, ha gridato, e lui, certo che qua vuol dire KO, se tu ti prendi a coltellate alla schiena o al petto, te sei salvo sempre, ma uno che ti taglia la gola, caro mio, come si vede per televisione, taglia che balo, te sei ben andato, non c'è più niente da fare.